Io sono veramente affascinata di questo luogo, di questa mostra, la quale io non lo sapevo di questa mostra in Monza. Sono affascinata e molto sorpresa perché ho ritrovato dei pezzi che io tuttora ho in casa, quindi pur essendo pezzi che risalgono agli anni 60, sono tuttora molto contemporanei e molto moderni, quindi questa cosa mi stupisce molto. E il fatto che siano in Brianza, nel cuore del design, cioè, aumenta ancora di più l'importanza del Made in Italy che c'è per il design. Secondo me il design è diventato molto globale. Abbiamo designer che arrivano da tutto il mondo, ma chissà come mai alla fine della fiera, quando devono essere realizzati, vengono sempre in Brianza. Perché? Perché la manualità che offre la Brianza, secondo me, è unica. Abbiamo degli artigiani che quando si va nei loro laboratori ti sorprendono per la loro manualità e la loro voglia di rendersi sempre utile con questo rapporto che c'è fra designer e l'azienda stessa per unirli per arrivare a costruire un oggetto fondamentalmente unico per farlo diventare un best-seller. Quindi secondo me tutti vengono in Brianza per l'eccellenza che c'è, per la manualità e la voglia di fare.